quello che è successo ieri in a Roma, con appunto la decisione che è maturata rispetto al DL Aiuti da parte del Movimento 5 Stelle di non partecipare al voto e di non votare la fiducia rispetto al DL Aiuti, ovviamente crea una situazione che cambia lo scenario politico, e noi prendiamo atto di questa scelta che il 5 Stelle fa. Non è la nostra scelta, è una scelta che ci divide, una scelta differente. Noi oggi voteremo convintamente la fiducia al DL Aiuti perché lì dentro ci sono tante cose importanti, buone e positive per gli italiani. Lì dentro c'è una quantità di aiuti che servono per alleviare la situazione di difficoltà che l'Italia sta vivendo, gli italiani e le italiane stanno vivendo. Il DL Aiuti è positivo per il paese, per le italiane, per gli italiani, ed è giusto quindi votare a favore. Esiste. Quello che mi sento, ovviamente è stato annunciato il voto e le modalità con cui il voto avverrà, e quindi a seguito del voto vedremo se tutto avverrà come si immagina. Mi sento di dire che se le cose andranno così come è stato annunciato in Senato, è evidente che c'è bisogno di un chiarimento politico di fronte al Paese in Parlamento, e quindi quello che per noi è la strada naturale è che si vada in Parlamento ad ascoltare il Presidente del Consiglio e ogni partito politico della maggioranza si assuma le sue responsabilità sul prosieguo di questa legislatura. Quel passaggio è fondamentale per il motivo molto semplice che questo governo è nato in Parlamento, il Parlamento è la sua fonte di vita e lì si deve capire che cosa deve succedere. Lì in Parlamento noi ascolteremo le parole del Presidente del Consiglio e in Parlamento diremo la nostra, e la nostra è che si è aperta una fase nella quale gli ultimi 9 mesi di vita di questa legislatura possono essere molto utilmente utilizzati, molto utili, molto proficuamente utilizzati, soprattutto per questa svolta sociale, lotta alla precarietà, salario minimo, riduzione delle tasse sul lavoro che servono per lavoratori e lavoratrici e servono per le imprese. Lì noi andremo a dire che siamo disponibili a una continuazione di questa esperienza di governo con questa svolta sociale, ma diremo anche che siamo disponibili a una continuazione di questo governo Draghi e non siamo disponibili a tirare avanti purché sia. Se non ci saranno le condizioni, se gli altri partiti della maggioranza non ci staranno, se altri partiti della maggioranza si sfileranno, allora la parola passerà agli italiani e noi saremo pronti ad andare di fronte agli italiani con le nostre ragioni e con il nostro progetto per il futuro dell'Italia.